si aspettava l'esito anche di questa pronuncia del Consiglio di Stato a fronte di un annullamento per carenze istruttorie di una prima procedura. Nell'attesa di questa sentenza c'è stata una reiterazione della procedura e ancora una volta ci troviamo a doverci confrontare con un provvedimento che piove addosso alle popolazioni senza saperne alcunché, e da questo punto di vista io ritengo che anche questa volta si sarà costretti ad andare presso la magistratura amministrativa e presso le magistrature competenti a verificare sul perché poi questi iter vengano in qualche modo attivati o gestiti, sembrerebbe, stando alla sentenza che già c'è stata, con qualche carenza di istruttore del proprio. Ma quale motivazione aveva annullato il TAR? Perché le istruttorie sulle verifiche che devono essere fatte dal punto di vista ambientale erano state lacunose e omissive su alcuni profili che erano assorbenti, cioè c'erano state delle verifiche che in realtà erano state omesse, e quindi da questo punto di vista istruttorio sono procedure sensibili che attecchiscono su interessi sensibili con il territorio e l'ambiente e che giustificano maggiore prudenza. Quindi se è stato annullato è perché anche dal punto di vista della legittimità, ancor prima che dell'opportunità, la procedura era stata sbagliata. Ma lei sarà di nuovo promotore del ricorso per i sindaci? Mi risulta che i sindaci abbiano fatto un mandato congiunto per impugnare questi provvedimenti e che l'abbiano affidato al sottoscritto. Ci sono in realtà delle realtà locali che... Sì, siccome sembra ci siano vari ricorsi, quello della provincia, quello dei sindaci, quello sì, delle associazioni... diciamo un po' tutte le realtà stanno reagendo, non so ancora quali sono anche le amministrazioni. Tutte le amministrazioni che su questa situazione interverranno, ce ne sono alcune che sono promotrici chiaramente dell'iniziativa e che mi risulta si siano già mosse, e delle altre che si sono aggregate perché hanno comunanza di interessi in quanto gravitano tutte sull'area matesina e a salvaguardia di questo patrimonio ci sono. Il punto del nuovo ricorso riguarda sempre verifiche, omissioni, lo verificheremo perché noi riteniamo che l'impatto di queste due centrali questa volta sia molto consistente, quindi bisogna fare una verifica su quelle che siamo tutte quante l'applicazione di materia ambientale e anche procedurale. Okay. Nel caso in cui i lavori verranno fermati, la ditta appaltatrice potrà presentare ricorso per un risarcimento? Ma questa è un'eventualità ulteriore, non è tutto un discorso da vedersi, insomma. Siccome sono soldi pubblici, anche quello sarebbe... Il problema è che se ci sono degli errori i soldi vanno chiesti a chi li ha fatti. Certo, cioè, sia chiaro. Se ci sono degli errori, in genere è così, la Corte dei Conti interviene poi per capire se gli errori sono stati fatti da parte di chi, con quali intenzioni, quindi se ci saranno dei ricorsi in questa direzione, non lo so né quali saranno i motivi di questi ricorsi, ma probabilmente non saprei andare avanti più di tanto, una materia così labile come quella che stiamo affrontando, grazie. Allora, Antonio Carlone, sindaco di Campochiaro. Più di una ventina di sindaci impegnati in questa giornata contro la costruzione delle centrali a biomassa. Sono ormai chiari i motivi per cui protestiamo, cioè quindi per salvaguardare la salute dei cittadini soprattutto in primo luogo, ma ci vuole progettualità, perché per sottrarre un territorio dalle mire della speculazione. E che cosa per esempio stanno facendo i sindaci dell'area per il Parco del Matese? L'opportunità, e a che punto siamo? L'opportunità è proprio quella che possiamo cogliere oggi. Siamo tantissimi sindaci e tutti insieme, grazie alla nostra popolazione, che è la popolazione che rappresentiamo, abbiamo l'opportunità di fare fronte comune. Oggi contro le biomasse, ma sicuramente per poi chiedere alla Regione Molise di progettare un futuro per la nostra area. Noi siamo convinti che lo sviluppo non deve passare dall'industrializzazione o magari dalla realizzazione di impianti che avvantaggiano soltanto pochissime persone, ma lo sviluppo deve arrivare per il tramite di una economia più sostenibile, quella che appunto deve tener conto del nostro ambiente. Per quanto riguarda il Parco del Matese, è innanzitutto la Regione che ci deve far capire che cosa vuole. Noi come Comune di Campochiaro ci abbiamo creduto, noi abbiamo dato tutto il nostro territorio al WWF per realizzare un'oasi regionale, e quindi sembra che è chiaro quello che il Comune di Campochiaro e il Comune di Guardiareggia vogliono. Certamente la realizzazione di un parco sarebbe un passo successivo e forse anche necessario, un parco però
però che deve essere anche condiviso con il territorio, perché si hanno poi esperienze anche di realtà in cui la popolazione stessa non è contenta di come un parco deve essere, viene gestito. Quindi quello che noi adesso vorremmo fare, sicuramente da cui partiremo, è quello di chiedere alla Regione una progettazione di uno sviluppo sostenibile per la nostra area, e questo può passare per il turismo legato sicuramente all'ambiente, alla natura, al verde e all'archeologia di cui il nostro territorio è intriso, e per cui poi ci può essere uno sviluppo legato all'agroalimentare, tante attività, tanti allevamenti, le aziende casearie. Quindi la nostra zona ha bisogno di un marchio di qualità che passa soprattutto per il no a questo tipo di insediamenti. Grazie. Allora, Simone Cretella, consigliere comunale 5 Stelle e presidente di Fare Verde. Oggi c'è tanta gente qui a Boiano contro il progetto di centrali a biomasse. Ci vuoi spiegare quali sono i punti critici, in primo luogo per l'ambiente e per la salute dei cittadini? Gli aspetti sono molteplici. Le biomasse purtroppo non sono e non restano sempre biomasse. Qui in Molise abbiamo avuto diversi esempi, penso all'Energonaut di Pozziglia, un impianto nato per bruciare noccioline è diventato di fatto un inceneritore di rifiuti, e il rischio che ciò possa avvenire anche ai piedi del Matese è più che mai reale. Questo è uno dei primi motivi che ci spinge ad avere grossi dubbi sulla bontà di questi impianti, che tra l'altro vanno a ricadere senza alcuna concertazione con il territorio, quindi vengono veramente imposti dall'alto senza coinvolgere la cittadinanza in un'area a forte vocazione paesaggistica, a forte vocazione ambientale. Siamo a due passi, anzi praticamente siamo all'interno di un'osi WWF, siamo all'interno di un'area che tutti vogliono far diventare un parco regionale ma anche nazionale, visto che ne ha tutte le potenzialità. Andare a mettere due impianti di questa portata ai piedi del Matese è veramente la peggiore iattura che questo territorio possa subire. Il Molise ha ben altre aspirazioni, dobbiamo pensare oggi a valorizzare il territorio, pensare all'enogastronomia, alle risorse culturali, archeologiche e quant'altro, pensare di continuare ad alimentare la produzione di energia bruciando qualcosa, sia biomassa, che poi è sempre ambigua, sia dei rifiuti, è veramente una scelta scellerata. Attorno a questo progetto sicuramente ci sono mire economiche e di profitto. Allora, quali sono i soggetti che avete individuati? Chi ci guadagna veramente da questa operazione? Ma il Molise in questo riesce sempre a distinguersi. Il concetto di biomassa, questo va detto da ambientalisti, è un po' come quello dell'eolico. Noi anni fa combattemmo in maniera molto decisa il nucleare, ovviamente non possiamo dire no a tutto. Il principio dell'eolico è sicuramente un principio positivo, come anche il principio della biomassa è un principio positivo. Il problema è poi come lo si realizza sul territorio, cioè mettere impianti eolici in territori senza alcuna pianificazione, senza un piano di zona regionale, stessa cosa per le biomasse, significa scavalcare qualsiasi logica fondante. Quindi non è no alla biomassa, no è come alla biomassa viene fatto in Molise, no come l'eolico viene fatto in Molise. E tra l'altro ci sono dei fortissimi dubbi sui conflitti di interessi che oggi vanno a interessare il Presidente della Regione, che non è l'ultimo dei molisani, e la proprietà di questi impianti. Quindi laddove ci sono dei conflitti appunto tra controllore e controllato, è il caso di soffermarci un attimo e chi di dovere anche andare a puntualizzare e verificare che cosa c'è effettivamente dietro questi investimenti. Grazie. Oggi c'è tanta gente qui in piazza a Boiano contro il progetto delle centrali a biomasse, tra questi c'è anche l'UDS. Perché l'UDS oggi è qui? E cosa pensate di fare nei prossimi mesi contro questo progetto? L'UDS è qui perché, oltre a occuparsi di problemi relativi agli studenti, quindi interni alle scuole, ci occupiamo anche di vertenze per quanto riguarda altri argomenti come l'ambiente, per esempio. Oggi siamo qui a rappresentare la protesta degli studenti contro le biomasse, perché
siamo, noi studenti siamo il futuro di questa città, noi giovani siamo il futuro di questa città e non possiamo stare qui ad aspettare di ammalarci quando saremo adulti. Quindi questa protesta perché è utile? Perché dobbiamo limitare quello che è l'inquinamento ambientale. Ovviamente tutti i prodotti che noi mangiamo, tutti i prodotti che sono sulle nostre tavole ogni giorno, provengono da colture, le carni provengono dagli allevamenti, i pesci dai mari, quindi non possiamo alimentarci con prodotti che sono inquinati. Abbiamo l'esempio di Napoli, dei prodotti con la diossina. Abbiamo l'esempio della terra dei fuochi, la gente muore, ci abbiamo messo 20 anni, chi prima di noi ci ha messo 20 anni per fermare la laterlite che inquinava le nostre acque e adesso non possiamo permetterci di cominciare un'altra lotta che magari durerà altri 20 anni per fermare questo progetto assurdo. Qual è il modello alternativo che voi proponete? Noi proponiamo energia rinnovabile che non inquini l'ambiente. Ad esempio le paneoliche possono essere paleoliche, pannelli solari, tutto ciò che comunque rispetti sia la vita del cittadino anche lo sviluppo energetico a livello regionale e nazionale. Diciamo che quindi contro lo smaltimento noi ci mobiliteremo martedì mattina, chi vorrà venire verrà al Campochiaro direttamente per cercare di bloccare i lavori nel vero senso della parola, quindi andremo lì, faremo sit-in, impediremo ai lavoratori di iniziare ad andare contro tutto quello che il Molise rappresenta, che rappresenta la natura, la libertà, l'OSPF. Ci stanno facendo credere che queste biomasse, sì, in effetti il progetto delle biomasse in sé è un progetto buono di riciclaggio, ma cosa ricicla veramente una biomassa? Cosa serve in una regione come il Molise, 11,5 megawatt di produzione, non serve a nulla. E giustamente le biomasse, la città biomasse deve riciclare tutto ciò che circonda una determinata area, che sono per legge circa 370 e 100 km. Quindi sicuramente potremo arrivare alla terra dei fuochi con tutti i pesticidi, potremo arrivare in Puglia con tutti gli altri pesticidi e quindi non sarà più roba nostra, ma ricicleremo tutto il male che c'è nel meridione e cadrà tutto sulle nostre vite, sulla nostra salute. Allora, un'altra cosa che volevo dire era che dobbiamo mobilitarci tutti e subito per evitare, ad esempio martedì noi andremo a Campochiaro e ci mobiliteremo contro, martedì ricominceranno i lavori per le centrali biomasse a Campochiaro. Noi ci mobiliteremo per fermare i lavori di nuovo perché sono già stati fermati precedentemente. E quello che personalmente vorrei evitare è la formazione di gruppi simil no tab per le biomasse, perché poi si sa che va a finire male, perché si sfocia nella violenza, si sfocia in azioni che per quanto siano giuste comunque non farebbero bene comunque al territorio. Beh, però i no-tav stanno resistendo. Sì, io sono completamente a favore, però sono anche antiviolento, quindi qui non c'è bisogno ancora di correre a quei mezzi. Sarebbe un rischio nostro, no, perché noi aderiremo perfettamente alla protesta in tutto quello che c'è da fare. Sarebbe più che altro un problema per chi è a favore della realizzazione delle centrali a biomasse, perché si troverebbe tutto il Molise contro. Quindi se la cosa andrà avanti sicuramente la resistenza si farà sempre più grossa, però per il momento c'è bisogno solo di far sentire la nostra voce. Quando vedremo che le cose, che la gente non ci sente, allora noi ci faremo sentire sempre più forte. Va bene, grazie ragazzi. Oggi siamo qui per dire no alle biomasse, perché la biomassa porta inquinamento, porta sottosviluppo e questo non è il Molise, non è lo sviluppo che vogliamo. Sicuramente la centrale a biomassa non è la modalità per creare lavoro, il Molise è una perla che dobbiamo valorizzare, non è valorizzandola con la biomassa, cioè non sono le biomasse che ci aiutano a valorizzarla, ma appunto è l'ambiente, il parco del Matese, è la natura, è la salute, è l'ecosostenibilità e non le ecomafie. Noi siamo presenti perché è una problematica che ci interessa, perché praticamente così viene distrutta l'area del Matese.
qua bisogna portare avanti il discorso agroalimentare e non bruciatore, anche perché siamo soggetti a infiltrazioni di tutti i generi e non abbiamo i controlli che funzionano, perché se almeno ci fossero i controlli che funzionano forse si potrebbe pure ragionare del biomassa, ma qua non esiste il controllo e allora è meglio che è sospesa la cosa. Poi quando saremo in grado di avere queste energie rinnovabili, come le chiamano, allora potremo ragionare su questi discorsi qua, ma adesso non sono in grado di tenere una situazione del genere e non se deve fare. Questo è il nostro punto. Allora, noi siamo qui perché combattiamo ovviamente questo progetto di queste centrali che loro chiamano biomasse, ma in realtà sono dei veri e propri inceneritori, anche perché ci sono delle anomalie sotto molto evidenti, non viene calcolato il livello di PM2,5, non ci sono state date garanzie inerenti a queste cose. Noi come amministrazioni comunali di tutta la Matesina abbiamo votato contro nei consigli comunali, siamo fatti sentire da più parti, ma ovviamente la regione di tutte queste nostre considerazioni e della volontà del popolo non ne hanno tenute conto. Quindi la cosa è molto anomala, poi non c'è un piano di ionizzazione, non è stato fatto, non ci risultano altre comunicazioni inerenti a questo progetto. Poi l'altro giorno c'è stato un consiglio regionale che si è espresso all'unanimità contro la revoca che il presidente avrebbe voluto fare di queste autorizzazioni, e ci troviamo che venerdì hanno fatto la società incaricata, è andata a lavorare con i propri scavatori, quindi è una chiarissero prima bene questo aspetto, però noi come cittadini dell'area Matesina siamo fortemente contrari alla realizzazione di queste biomasse, che loro chiamano biomasse. Siamo venuti qua per protestare contro la politica regionale, contro le biomasse che sono solo un cancro, non solo per Boiano e per i paesi limitrofi, ma per tutta la regione, per tutta Italia, per tutto il mondo. Non sono di qui, comunque vengo qui a protestare, spero che si bloccherà, questi scavi si bloccheranno, anche se come si vede sempre vincono sempre loro, quindi noi siamo contro le biomasse, siamo contro l'inquinamento, siamo per il verde, siamo per la salute dei cittadini e del popolo. Io sono qui oggi perché ho manifestato contro questa nascita delle centrali delle biomasse. Sono assolutamente contraria perché in primis sono mamma, penso al futuro di mio figlio e penso che se dovessero veramente attuarsi queste centrali, insomma, sia noi che i nostri figli dovremmo solamente andare via dal nostro Molise. Spero che questa cosa non avvenga e spero che prendano consapevolezza i nostri politici, coloro che ci governano. Tutto qui. Secondo me questa cosa della centrale del biomasse è una cosa molto sbagliata, perché contro tutti quelli che dicono che è una cosa buona perché porta lavoro, devo dire che sono veramente degli ignoranti, perché è una cosa che si ripercuote su di loro, sui loro figli, su tutto il territorio. E non si può. Ma io non sono di Boiano, sono di Baranello e sono venuto a manifestare proprio per questo, perché ci tengo alle persone che vivono qua, tengo alla salute mia, dei miei figli, che non ho, però spero che avrò. E questo. La mascherina ovviamente come sta a significare che sono d'accordo con la protesta, insomma non sto a passeggiare, sono venuto a passeggiare in piazza, ma non solo a passeggiare in piazza, anche per come un segno, insomma, che sono d'accordo e ripeto, non vedo un motivo perché debba nascere lì quella centrale. Non capisco quale materia prima bisogna utilizzare e
sicuramente bisogna portarcela la materia prima lì, quindi se verrà trasportata vuol dire che non è il posto dove deve nascere, perché se si fa una centrale del genere è per non inquinare, o almeno inquinare meno, perché una combustione inquina comunque, quindi se bisogna inquinare meno e poi trasportare la materia prima su gomma lì, inquiniamo lo stesso. Insomma, non abbiamo centrato la filosofia della centrale a biomassa, almeno questo è quello che penso io. Poi che posso dire, è veramente una vergogna, è uno schifo che ha autorizzato questo scempio, che si ripercuoterà nel corso dei mesi e negli anni, se verrà realizzato, in tumori, malattie varie. È veramente uno schifo sull'alimentazione, su qualsiasi cosa. Poi bisogna aggiungere che le centrali biomasse, ogni tonnellata di materiale che bruciano, producono 2 tonnellate di nanoparticelle nell'aria che si attaccano agli organi e li distruggono. Basta solamente dire questo per far smettere assolutamente questa vergogna che viene perpetrata ai danni dei cittadini. Sono molto arrabbiato. Ho notato che c'è pochissima gente e quindi dovrebbe venire tutto il Molise qui a Boiano a manifestare contro questo schifo, perché è veramente uno schifo, è un'indecenza. E dire questo è dire poco. Questi dovrebbe essere veramente, bisognerebbe andare ad accendere i copertoni delle macchine nelle loro case. Allora, io sono qui a protestare contro le centrali a biomasse, che più che altro contro il processo che viene attuato, perché c'è da dire che non tutte le centrali a biomasse sono impattanti come l'inceneritore. Il problema è che ci stanno mettendo un inceneritore sotto casa e significa aumentare il particolato, due inceneritori, aumentare il particolato, che sono altamente inquinanti in quanto rilasciano sostanze che sono di una grandezza di 2,5 micron. Che il nostro organismo non riesce neanche a ostacolare perché sono troppo piccole, quindi ci stanno aprendo la via per l'ospedale reparto oncologia. Questo è quello che sta succedendo qui a Boiano e in tutta la Vallata, perché ovviamente non riguarda solamente il popolo della Vallata, perché la distribuzione delle particelle viaggia fino a 60 km, quindi chi è a Campobasso o a Isernia non è che è fuori pericolo. La situazione è grave, è vero che le istituzioni stanno lavorando, ma io ritengo che sia fondamentale che tutto il popolo si presenti martedì davanti alla centrale, perché martedì si rinizierà un'altra volta, sono stati sospesi i lavori fino a lunedì compreso, almeno questo ci è stato riferito, perché poi i giochetti ci stanno sempre. Ufficialmente martedì i lavori riniziano e il prefetto martedì parlerà e darà la sua opinione, quindi martedì inizieranno i lavori e c'è bisogno di gente che viene là e viene a manifestare. Giocano sul fatto che la gente lavora e non può lasciare il lavoro, giocano su questo fatto, ci è stato palesemente detto: stai qua perché tu non stai a lavorare, se stai a lavorare non potevi stare a protestare. Cioè io devo sentirmi dire una cosa del genere? Io sto protestando per la salute di tutti, non solo per la mia, perché io al massimo me ne vado. Tutto sommato bisogna dare atto che è stata una manifestazione che è valida, nel senso che ha coinvolto tutto il mondo agricolo, tutto il mondo industriale, tutto il mondo economico e tutti gli operatori dell'area amatesina. È chiaro che nel momento in cui venissero realizzate le 2 centrali a biomasse sarebbe un delitto per la nostra terra.